ragazzi, siamo qua di nuovo con un bel unboxing perché è arrivato un pacco sottilissimo, cioè non è un pacco, è un foglio, non c'è niente dentro. Adesso vediamo. Ordinato dovrebbe essere, se è quello che ho ordinato, almeno credo. Una ricevente dovrebbe essere per la FlySky, per il mio drone da corsa, quello piccolino piccolino che dopo un incidente la radio si è rotta, quindi lo apriamo. Lo apriamo e non c'è niente, raga. Ma come? No, scherzetto. Eccola qua, scatola. Vediamola via. Questa è veramente minuscola, ok? Guardate. Cioè, questa è la mia mano. Guardate che piccola. Il pacchetto invece è enorme perché deve contenere comodamente, senza rovinarsi, tutta la antenna. Benissimo, vediamo cosa ci danno. Allora, ci danno la ricevente, che devo dire, sinceramente, buona fattura, messa bene. Il case è tipo in alluminio, quindi aiuta a evitare magari no, plastico o alluminio, non riesco a capire se plastico o alluminio. Comunque evita le interferenze, c'ha una bella calza, c'ha un termorestringente qua sull'antenna, non so se si vede. L'antenna è veramente lunga, cioè prima l'antenna sarà stata circa un 3 cm, questa è enorme, per un quadricottero da 8 cm, quindi questa è per un quadricottero da 8 cm di grandezza. Cioè, è più grande l'antenna che altri, infatti non so neanch'io come metterla via, come metterla soprattutto perché che non mi vada a... devo dire, è abbastanza rigida, quindi se andassi ad urtare non dovrebbe entrare all'interno delle eliche. E al limite ci vado a mettere una fascetta o qualcosa che... un altro termorestringente, qualcosa che me lo rende rigido. Comunque abbiamo... vediamo se mette a fuoco. Non riesce a metterlo a fuoco. Tra un po' cambierò anche il telefono, sì, perché mi si sta rompendo. Comunque ci abbiamo GND, l'alimentazione, poi i segnali i bus in S bus e anche in PPM e ha il tasto di BIND. Loro sono stati gentili, ci forniscono un bellissimo adesivo della 3M che noi andremo a montare e sfruttare. Poi abbiamo questo cavetto, che è il suo cavetto con... cavi, sono piccoli sti cavi. Va bene, questo è il cavetto della ricevente dove andremo ad attaccare il segnale qua. Questo invece è il segnale in PPM che noi non andremo ad usare perché non ce ne facciamo niente, perché la mia radio è in S bus. Vediamo di attaccarla. Come si attacca? Dovrebbe essere, vediamo se... andiamo di non romperla subito. Ok. Ok, attaccata. Non vediamo il LED purtroppo di stato, a meno che non vado ad aprire il case, che sinceramente non c'ho voglia di rovinarla perché pesa. Rispetto a quell'altra, devo dire, pesa di più. Comunque non dovrebbe essere un grossissimo problema per il nostro quadricottero. L'antenna, il termorestringente va oltre l'antenna, stavo guardando adesso, ma non credo che sia un problema. Dovrebbe prendere abbastanza. Dovremo purtroppo forse andare a tagliare il connettore e andare a fare delle saldature direttamente sulla scheda madre. Altra cosa che volevo provare a fare è togliere il cavo giallo senza tagliarlo, andando a togliere direttamente con qualcosa. Non so neanche io se ce l'ho di... proviamo con questo. Questo è un pezzo di un hard disk che non funzionava. Proviamo magari con un pin a toglierlo. Boh, non so neanche io se può funzionare. Ok, dovrebbe sfilarsi. Eccolo qua. Abbiamo sfilato il minuscolo connettore, tenendo a parte in caso dovessimo rimontarlo. Questo pin andiamo a risistemarlo in modo che tutto a posto. E qua abbiamo il nostro cavetto con connettore tutto compreso. E la ricevente è qua, che non la trovo più. Però
Cioè, io l'ho attaccata e non so se, cioè, non mi dà una sensazione proprio, sì, dai, è attaccata, ma non mi dà una sensazione di sicurezza proprio massimo, devo dire. Perché se, secondo me, boh, tirando, facendo una prova di tiro, resta attaccata, vedremo il segnale poi come sarà. E andrò a montarla sopra, a configurarla e poi vedremo se tornerà a volare il drone, quello piccolino da corsa. Vi farò dei video dedicati. Per questo video unboxing, dopo tanto tempo, è tutto. Vi farò sapere, vi ricordo di commentare, iscrivervi, lasciare dei like. Vi scuso per questi chiaroscuri che il mio telefono purtroppo ormai non riesce più a gestire la luce. E vi ricordo di commentare, iscrivervi, lasciare dei like e salutare tutti quanti. Un saluto elettrizzante, ciao!